Volevo farvi perdere qualche minuto per parlare del progetto che mi ha coinvolto un sacco quest'anno. Insieme a una serie di amici e di persone estremamente competenti, come forse avete visto, abbiamo fondato nel 2012 Hermes, il Centro Studi per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali. È un nome altisonante, forse un po' troppo complesso per un concetto semplice: accorpare e unire skill differenti provenienti dal mondo della sicurezza informatica, del coding, del secure coding in realtà, e tutta la parte di giuristi e legali, uniti insieme per spingere dei progetti che riteniamo di alto impatto e di alto valore da un punto di vista di possibilità di cambiare il mondo. Con tanta umiltà, ma anche con un filo di campanilismo, ci sarebbe da dire che Hermes, questo è il sito web che trovate a hermescenter.org, è finanziato dal governo americano. In special modo dal bando di RFA Radio Free Asia, nell'ambito del progetto Freedom to Connect, che finanzia i progetti più meritevoli dopo una selezione per le capacità di migliorare le condizioni di libertà della rete e di libertà di espressione sulla rete stessa. Il primo di questi si chiama GlobalX ed è il motivo di questo mio piccolo filmato. GlobalX è un progetto che incita alla trasparenza e alla responsabilizzazione di aziende, di istituzioni e di privati. Lo fa attraverso un concetto che in Italia ultimamente sta avendo sempre più copertura mediatica, quello del whistleblowing. Whistleblowing significa in inglese soffiare il fischietto. È l'operazione con cui un singolo, informato sui fatti, pubblica e diffonde notizie private anche a costo della sua sicurezza personale. Se in Italia questo è un concetto piuttosto nuovo, quello del whistleblowing, non è così nel resto del mondo. Basti pensare che l'anno scorso l'IRS, l'agenzia di Stato americana, ha riconosciuto la più grande taglia mai erogata a un whistleblower, che ammontava a ben 104 milioni di dollari. GlobalX rappresenta ad oggi la prima e l'unica piattaforma per il whistleblowing completamente open source e completamente libera. Whistleblower in Italia viene tradotto spesso con il termine vedetta civica, colui che informato fa qualche cosa, ma fa che cosa? Manda queste informazioni a organi di stampa, piuttosto che a organi deputati al controllo all'interno dei singoli istituti, piuttosto che ancora a istituzioni dello Stato. Il DDL anticorruzione prevede direttamente la possibilità della copertura, da un punto di vista legale, della deresponsabilizzazione entro certi ambiti della figura del whistleblower. Il problema grosso, di tutti i sistemi e di tutti, i siti che troverete che parlano di whistleblowing è la protezione della figura del whistleblower. Sistemi, eccelsi da un punto di vista di comunicazione, eccelsi da un punto di vista di impatto mediatico, ma che non tutelano effettivamente la fonte. GlobalX mira ad essere una piattaforma che chiunque può installare sul suo sito web e può, da momento zero, utilizzare per garantire l'anonimato della fonte e una serie di possibilità di interscambio informazioni tra fonte e destinatario. GlobalX mira a creare una sorta di WordPress per il whistleblowing, cioè mira a creare una piattaforma tecnologica, una piattaforma editoriale in cui chiunque è in grado di creare un nuovo sito web che gestisca in maniera efficace la sicurezza della fonte e il suo anonimato. Lo fa utilizzando le ultime e più innovative tecnologie per la protezione dell'anonimato, utilizzando Tor, o meglio di Tor, che forse conoscete, il sistema di onion routing di protezione della navigazione, utilizzando proprio di Tor una particolare parte di codice che si chiama Hidden Services, garantisce che nemmeno la realtà che in quel momento sta fisicamente erogando il servizio, nemmeno coloro che stanno ostando la piattaforma, siano effettivamente in grado di rintracciare la fonte delle informazioni, garantendo in questo modo l'anonimato della fonte, proteggendo quindi l'anello debole, proteggendo whistleblower. Andate sul sito globalx.org o sul sito dell'associazione, quindi hermescenter.org, e venite a darci una mano, venite a provare con noi a utilizzarlo, venite a registrarvi come i primi che possono implementare un sistema con GlobalX e venite a creare un mondo un po' più trasparente e un po' più giusto con noi. Grazie.